Bergamotto di Reggio Calabria, azioni per superare l'emergenza a seguito dei gravi danni alle coltivazioni causate dalle temperature anomale con caldo torrido delle scorse settimane. Questo è il tema dell'incontro dibattito che si è svolto nel pomeriggio di lunedì 7 agosto al centro giovanile Rempicci a Condofuri Marina. Ai lavori voluti e sostenuti da Patrizia Crea, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, hanno partecipato tra gli altri l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo e il deputato di Forza Italia onorevole Francesco Cannizzaro, che abbiamo intervistato per voi al loro arrivo al centro giovanile Rempicci. Una giornata qui in provincia di Reggio Calabria, su sollecitazione dell'onorevole Cannizzaro, particolarmente sensibile rispetto a questa tematica, quella della produzione di bergamotto, che a causa del grande caldo dello scorso mese di luglio è andato in crisi per la produzione dell'annata 2023. E credo che questa azione sia l'azione necessaria, un'azione di ricognizione innanzitutto. La Regione già si è mossa chiedendo alla città metropolitana di Reggio Calabria di fare una ricognizione dei danni per poi dichiarare lo stato di emergenza e di calamità. Se i danni saranno nella misura superiore al 30% delle produzioni, noi già sappiamo che sarà così, e chiedere poi al Ministero un intervento cospicuo per ristorare i produttori che sono in grande difficoltà. Il territorio chiama e le istituzioni hanno il dovere di rispondere. Io ringrazio l'assessore Gallo per la tempestiva risposta che vuole dare al territorio. Sono stato incalzato dagli amministratori locali, dai sindaci, dai produttori, dai rappresentanti delle associazioni di categoria di questo dannoso problema del bergamotto. Il caldo importante ed imponente, senza precedenti degli ultimi 30 anni, mi pare, ha di fatto bloccato la produzione del bergamotto. Bloccando la produzione del bergamotto blocca un intero sistema economico e produttivo. E allora cosa può fare la politica? Mettersi immediatamente in moto, creare un sistema evidentemente anche a livello nazionale, cosa che abbiamo fatto e che ha fatto brillantemente il Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Calabria, chiamando già il governo in causa. Ci sono già in corso delle interlocuzioni concrete e siamo oggi qui a Condofuri, che è un comune che racchiude un po' tutti i comuni dell'area grecanica e oltre, perché l'area principalmente colpita, quella diciamo interessata, per spiegare lo stato dell'arte dei lavori. Siamo già al lavoro, ecco, Parlamento, Regione, territorio, questa è la filiera istituzionale che bisogna concretizzare per dare risposte concrete, senza fare passerelle, senza fare annunci per poi non mantenerle piuttosto che promesse, ma spiegare e quindi di pari passo agli amministratori, ai sindaci, alle aziende, alle associazioni di categoria cosa si vuole fare e dove si vuole raggiungere, soprattutto supportare le aziende evidentemente attraverso delle misure economiche autorizzate dal governo da mettere in campo immediatamente per dare respiro e ossigeno ai produttori e agli imprenditori agricoli colpiti. Onorevole Commissario, noi siamo convinti della sua concretezza. Una domanda però voglio fargli. Al nord, grandinata, il governo ha subito fatto l'intervento calamità naturale. Al sud invece il bergamotto è unico al mondo, insomma, una cosa spaventosa quello che è accaduto. Perché questi ritardi? Siamo figli di un Dio minore o c'è qualche cosa nella politica? Non mi aspettavo questa domanda da una giornalista attento come lei, che è sempre puntuale e preciso, perché di tutto si può parlare tranne che di ritardi. 15 giorni fa si sono verificati i fatti, cioè il caldo è arrivato poche settimane fa, ha tranciato di fatto la produzione. Il risultato è che siamo oggi qui sul territorio non per annunciare, per dire quello che si può fare, quello che si immagina, ma quello che è stato già avviato. Io credo che questa volta siamo arrivati anche prima delle regioni del nord Italia, quindi si informi meglio, ma lei lo sa bene, la sua domanda evidentemente è provocatoria e ci stimola chiaramente a continuare in questa direzione. Grazie. Al tavolo della presidenza dei lavori, moderati dal sindaco di Condofuri Pippo Paino, hanno preso posto l'onorevole Francesco Cannizzaro, l'assessore regionale al ramo Gianluca Gallo, il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Giacomo Giovinazzo ed il presidente del Consorzio del Bergamotto, Ezio Pizzi. Numerosi gli interventi e tutti con lo stesso e disperato appello al riconoscimento dello stato di emergenza o di calamità e la concessione di ristori adeguati. Oltre al sindaco di Condofuri Pippo Paino, che introducendo i lavori ha fatto riferimento alle preoccupazioni già manifestate dai produttori in occasione di una recente assemblea, sono intervenuti per Paolo Zavettieri, sindaco di Rogudi e presidente dell'Associazione dei Comuni dell'Area Grecanica,
I delegati di ANCI Calabria e delle organizzazioni di categoria Copagri, Confagricoltura, Coldiretti, AMPA, Liberi Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori e anche molti produttori. In sala numerosi sindaci dell'area grecanica, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e tantissimi coltivatori che, come emerso nell'incontro molto partecipato, non verranno lasciati soli con le coltivazioni ridotte ai minimi termini per la caduta o la bruciatura dei frutti. Si ipotizza infatti un danno, da quanto emerso, alla produzione del 70-80%. E l'avvocato Ezio Pizzi ha parlato infatti di momento drammatico per i coltivatori. Il loro grido disperato, da quanto emerso nell'incontro dibattito, è stato accolto da un fronte istituzionale di assoluto livello, con attivazione immediata delle procedure che porteranno al riconoscimento dello stato di emergenza o di calamità e la concessione quindi degli adeguati ristori. L'istanza, ha detto il deputato azzurro Francesco Cannizzaro, è stata da me recepita e subito sottoposta all'assessore Gallo, assieme al quale abbiamo avuto l'incontro con il presidente Occhiuto per l'attivazione dei previsti percorsi istituzionali al fine del riconoscimento dello stato di calamità. Con piacere comunico inoltre la collaborazione della città metropolitana, a cui compete la quantificazione dei danni, e la disponibilità del governo e del sottosegretario al ramo. L'obiettivo è far arrivare ossigeno per i produttori e salvaguardare questa importante filiera del bergamotto. Il dirigente regionale Giovinazzo ha annunciato invece l'entrata in funzione di un sistema informatico di cui la regione si è dotata per presentare la richiesta dei danni direttamente online, una novità destinata ad accelerare i tempi per la concessione dei ristori. A conclusione dei lavori, l'assessore regionale al ramo Gianluca Gallo, nel sottolineare la volontà del governo regionale e del governatore Occhiuto di essere accanto ai produttori e coltivatori del bergamotto in questa fase difficilissima, ha chiesto coesione anche nelle scelte future, chiedendo appunto ai produttori di allargare la visione a nuovi orizzonti al fine di far fare un salto di qualità al bergamotto. Certamente faremo dei bandi rivolti alla protezione, ma una buona notizia in questo senso io ce l'ho, perché bisogna diventare sempre più imprenditori e sempre più capaci di essere al passo anche con le difficoltà che i cambiamenti climatici ci propongono. La nostra regione, prima in assoluto in Italia, ha stanziato delle risorse che andranno in un fondo rotativo che dovrà essere una spinta e una leva per voi tutti per accedere poi alle assicurazioni, perché in questi casi noi sì, dobbiamo fare leva sulla forza di Cannizzaro, sulla forza di Occhiuto, sulla velocità di Gallo e del Dipartimento, ma se avessimo tutti delle assicurazioni potremmo accedere a contributi europei del primo pilastro, che sono circa 800 milioni all'anno, quindi è un PSR da solo all'anno, che sono destinati a rimborsare gli agricoltori che sono vittime di danni dovuti ai cambiamenti climatici. E noi dobbiamo cominciare ad assicurarci, perché se finora il risultato è stato un risultato netto, ma poi quando c'è la calamità ce ne accorgiamo, dobbiamo, ed è il mio invito, cominciare a pensare di utilizzare questo fondo per assicurarci e per fare in modo che siamo eventualmente anche come imprenditori più pronti. E poi, mi avvio a chiudere, perché ci aspetta un altro appuntamento, un'altra problematica a Calanna con i sindaci su un'altra questione che riguarda il settore agroalimentare della nostra regione. Poi un invito a essere coesi, a essere compatti. Oggi siete compatti. Siete compatti, ci siete i produttori, io sono contento perché siete qui a chiedere a me, a Ciccio, ai sindaci, ai consiglieri regionali di essere capaci di dare una risposta. Io sono contento perché è giusto che sia così, perché una delle parole chiave è la parola cooperazione. Però devo dirvi una cosa e mi auguro che questo shock, una volta superato, sia una spinta per fare un'altra cosa, perché noi stiamo provando delle difficoltà,
sul riconoscimento, abbiamo il riconoscimento della DOP sull'olio essenziale e abbiamo il consorzio sull'olio essenziale, dell'olio che serve per i profumi più rinomati del mondo, e lo diciamo con orgoglio questo. Però voi, non io, avete scoperto in questi ultimi anni che anche il frutto fresco può avere una specificità, e che le lavorazioni dei frutti freschi, dai succhi ad altro, possono avere una possibilità di impegno importante sul mercato. Però io ho una difficoltà, ce l'ho, e ve la devo rassegnare, perché ho presieduto una serie di riunioni nelle quali non sono venuto a capo. Io, che sono un doroteo, che vengo da lontano, io vengo da quando nelle sezioni della Democrazia Cristiana si faceva la pulizia per terra, l'ho fatto, si mettevano i manifesti di notte, l'ho fatto, vengo da quel momento e non me ne vergogno. Beh, lì si trovava sempre una sintesi, ho imparato da lì che la sintesi è la cosa necessaria. Invece ho presieduto alcune riunioni, e io di solito non mi stanco nelle riunioni, perché i rappresentanti delle organizzazioni agricole sanno che io, con un detto calabrese, li porto finiti, alla fine dobbiamo trovare per forza l'accordo e la quadra su tutto. Però sul riconoscimento del bergamotto come frutto fresco sto trovando difficoltà. C'è una richiesta in dipartimento, che è passata al dipartimento e che al ministero, sull'IGP. C'è un altro modo di vedere che riguarda la DOP, e non riesco a trovare una sintesi. E ho detto alla fine di una di queste riunioni: ma scusatemi, li vedete, sul tavolino ci sono i soldi, e i soldi significa il riconoscimento della DOP o dell'IGP, mettetevi d'accordo, perché il riconoscimento altrove sarebbe stata una risposta in termini immediati, e l'avrebbero avuto in mezz'ora l'accordo. E io invece, onestamente, sul bergamotto sto avendo difficoltà. Non vi dico qual è la mia idea, vi dico però di trovare una sintesi, e la dovete trovare tutti insieme, e l'aiuto mi deve venire dalla base, mi deve venire dai produttori, che devono spingere affinché si faccia presto, affinché si riesca a trovare questa sintesi, e affinché al Ministero non arrivino due proposte, o comunque se arriviamo due proposte si faccia sintesi e si dica quale delle due deve essere perseguita. E in pochi mesi, con la forza politica che noi abbiamo in questo momento, è questa la risposta che la politica deve dare, si arrivi al riconoscimento. È questo che io vi chiedo, che il ristoro, voi ve lo dicevate, lo consideriamo, lo diceva Pierpaolo, cosa assodata, speriamo che sia così, io confido che sia così, sono convinto che sarà così, ma dobbiamo andare oltre, e andare oltre significa fare riconoscere questo prodotto, fare riconoscere l'IGP, fare riconoscere la DOP, fare... Come? Fare riconoscere la DOP, ma che venga il riconoscimento. Litigate pure qui, ma io poi voglio una sintesi, e la voglio subito dopo l'estate, perché entro fine anno la pratica deve essere inviata a Bruxelles. Questo significa dare una risposta, e io me l'aspetto da chi oggi è coltivatore, mi dice che vuole diventare imprenditore, ma deve dimostrare sul campo di essere, oltre che agricoltore, con grande rispetto perché ognuno di noi viene dall'agricoltura, anche imprenditore e capace di dare una risposta. Ed è quello che io mi aspetto di trovare per la prossima riunione. Grazie a tutti. Avremo, diciamo, dei successivi passaggi che conosceremo in breve.